intanto abbiamo aperti una decina di cantieri sulla prevenzione incendi che hanno lavorato luglio e agosto e ci auguriamo che possano completare il loro intervento per l'apertura delle scuole. Abbiamo poi concluso la gara per la manutenzione ordinaria, sono 7 milioni e 200 mila euro sull'intera città e questa gara ora è in fase di aggiudicazione, quindi dovremo avere le imprese per le manutenzioni ordinarie all'apertura delle scuole. Abbiamo poi un accordo da 6 milioni e mezzo per lavori di manutenzione straordinaria, che sarà giudicato invece entro fine settembre per le situazioni di maggiore emergenza e criticità, perché parallelamente siamo in fase di gara ancora, quindi la gara non è ancora chiusa, per le manutenzioni straordinarie che interesseranno tutti i 9 municipi ed è questa invece una gara da 22 milioni e mezzo. Quindi diciamo che gli strumenti per poter intervenire da settembre in avanti sono predisposti per le manutenzioni ordinarie e per quelle straordinarie. In più c'è l'intervento sulla scuola Moscati che verrà aggiudicato, che è un intervento molto atteso che da tempo stavano aspettando, dal 2015, e verrà aggiudicata la gara alla fine di settembre e quindi potranno partire i lavori che abbiamo già presentato anche in commissione consiliare, sono prevalentemente lavori sulle facciate e sulle coperture. E poi c'è l'altro intervento importante sulla demolizione e ricostruzione delle nuove scuole. Quindi abbiamo Ermada che verrà pronta entro la fine dell'anno, è ormai quindi quasi pronta, nuova scuola in via Ermada. Viale Puglia, il cantiere è aperto, sta procedendo direi nei tempi previsti da cronoprogramma. Invece abbiamo sulle scuole, delle 6 scuole del finanziamento europeo, 3 in legno e 3 tradizionali, un po' più di difficoltà con i cantieri, perché dove siamo partiti c'è stato qualche problema, ad esempio in Pisa abbiamo trovato dei tubi di amianto che hanno interrotto il cantiere, chiedono la bonifica proprio nello scavo per la nuova scuola dopo la demolizione, dobbiamo ancora partire con 2 scuole nel quartiere Gallaratese con la demolizione e quindi insomma su questo siamo un pochino più in difficoltà, in affanno, ma contiamo che la situazione entro l'anno poi venga sbloccata e quindi anche questi cantieri possano procedere. Su questi cantieri di per sé c'è un termine lavori che è il dicembre 2018, essendo questi legati a finanziamenti ministeriali ed europei.